Grazie del bellissimo argomento che avete ideato per questa serie di conferenze. Arrivando, dunque, mi tengo davanti il cellulare alias orologio perché voglio essere abbastanza preciso nelle durate. Parto direttamente senza perdere tempo dal titolo che ho voluto dare. Ah, devo ringraziare anche Claudio Rastelli che è là, che tra l'altro pianista, un fico. Io fui pianista, ma facciamo compositore altro. Poi con gli esempi, poi con un grande pianista presente, i miei esempi pianistici sono abbastanza delicati, insomma. Tengo molto a quello che c'è dopo i due punti nel titolo, cioè le tecniche del comporre, uno strumento espressivo indispensabile, perché nella coscienza collettiva, soprattutto per la musica, forse anche per altre arti, ma molto meno, per la musica, per quanto riguarda la musica, rimane nella coscienza collettiva, per coscienza collettiva intendo quando si parla in treno con le persone che si incontrano per la strada, così, l'idea che la musica, non abbia bisogno di tecnica, che la musica viene da, secondo alcuno la pensa, da Dio, dallo spirito, dal cielo, dalla psiche, da qualche cosa per cui il compositore è baciato da cosa e di più, farò un esempio che dice fino a che punto può arrivare la coscienza collettiva anche a livelli alti, e anche per un po' per scherzare. Di solito si dà alle tecniche del comporre il senso un po' serioso dell'accademia. Noi siamo penalizzati anche, ad esempio, lo stesso nome conservatorio è una gran fregatura perché sembra che sia una cosa che conserva. Conservatorio, credo lo sappiate, erano gli orfanotrofi che erano chiamati conservatori, cioè quindi non c'entrava la musica con questo. Se andate all'Accademia Chigiana di Siena, sul palcoscenico, io ho studiato 4 anni all'Accademia Chigiana, per un paio d'anni vedevo queste due statue contrapposte sul palcoscenico e non mi ero mai chiesto che cosa fossero. Una delle due è una bella donna nuda che vola, che è sollevata da terra, che guarda in alto, e un'altra è una donna viceversa, tutta avvolta da un tessuto, così coperta, tutta chiusa in questo modo. Un giorno mi sono stancato di vederle senza sapere cosa fossero, sono andato vicino e quella così ci aveva scritto melodia e quella così ci aveva scritto armonia, cioè nella coscienza collettiva la melodia è quella cosa che viene da chissà da quale regione iperurania, l'armonia è quella cosa un po', posso dire pallosa, un po' noiosa, un po' concettuosa che bisogna studiare per forza ma che non è tanto importante. Penso anche a compositori di certo verismo italiano, uno in particolare, senza dirne il cognome, che si vantò di non aver mai studiato contrappunto, ad esempio, ritenendo che fossero delle pastoie accademiche che bloccavano l'invenzione musicale. Tengo invece proprio a dire che, come in tutti i comportamenti umani, non soltanto quelli artistici, la tecnica è funzione dell'espressione, cioè permette a chi si sta esprimendo di andare più a fondo dell'espressione. Questo vale per tutto, ma vale anche per giocare a tennis, vale per qualsiasi attività umana. La tecnica è quella cosa che funziona quando l'hai metabolizzata così tanto che ti comporti come se tu non l'avessi, ma in realtà ce l'hai così tanto che non ci pensi. Fino a quando pensi di usare una tecnica, in realtà ne sei limitato. Ma questo dipende dal tipo di acquisizione che fa. Ripeto, questo non c'entra con la musica. C'entra con la musica perché di solito, viceversa, in musica la coscienza collettiva vede contrapposto il pensiero, il comporre serio, serioso. Non parliamo poi quando si parla di musica contemporanea, cosiddetta musica contemporanea. Episodio da treno è sempre a lei, il compositore, che genere di musica scrive? Contemporanea. E io dico, beh, sono vivo, quindi finché sono vivo è contemporanea per forza. Da che cosa proviene questo equivoco, e cioè che la musica non abbia bisogno di tecniche per essere tale? Viene da due, ma partiamo dalla prima, da due peculiarità della musica. Preannuncio che adesso faccio una specie di discorso generale, poi dopo passiamo ad ascolti commentati sui nomi, oggi sono tante B, cioè Bach, Brahms e Bartok. È una specie di cavalcata attraverso i secoli, attraverso il rapporto tecnica-comporre da tanti punti di vista.
Qual è questa peculiarità della musica, in questo caso totalmente diversa dalle altre arti? È che la musica è simultaneamente, e mi sto riferendo alla musica occidentale, tutto quello che dirò si riferisce alla storia della musica occidentale, cioè non dirò nulla su musiche di cultura extraeuropee che sicuramente non hanno portato, non è politically incorrect dirlo, non hanno portato nella musica. Questa cosa mi è stata detta da vari etnomusicologi, quindi non la dico io, sicuramente l'Occidente è la cultura che ha chiesto e ottenuto di più della musica, enormemente di più. La musica è da una parte la più astratta delle arti, bisogna sempre ricordare che nel sistema educativo medievale, basso medievale, la famosa divisione in trivium e quadrivium vedeva la musica non nel trivium, che era grammatica, retorica e dialettica, ma era tra le discipline scientifiche, cioè erano geometria, aritmetica, astronomia e musica. Quindi la musica era scienza. Tutto sommato la musica non era una cosa da ascoltare. Attenzione, questa cosa per cui la musica non era una cosa da ascoltare sarà un filo conduttore che viene fino a molto vicino a noi poi alla fine. Perché? Perché le radici erano ancora pitagoriche. Quindi la radice era che la musica era la miglior rappresentazione simbolica possibile della unità del cosmo, perché il famoso monocordo di Pitagora, cioè se io prendo una corda tesa e la pizzicandolo ottengo una nota, siccome se metto il dito a metà della nota della corda, scusate, pizzicando viene l'ottava sopra, ma se lo metto a un terzo viene la quinta, vengono sostanzialmente dentro una sola corda che fa una sola nota, in qualche modo sono racchiuse tutte le note, a seconda di come la seziono, non solo, ma secondo proporzioni, le note generate sono tanto più forti quanto più è forte la proporzione, cioè se pizzico a un tredicesimo non sentirò quasi nulla, mentre se pizzico a metà, a un terzo, a un quarto, a un quinto, non succede nulla. Non è che... il risultato è più forte, cioè ogni nota è in grado, contiene dentro la sua frequenza le altre altezze, e questo per Pitagora era un perfetto simbolo dell'unità in cui era chiuso l'universo. Da una parte era questo la musica, quindi un'estrema astrazione, tanto da non aver necessità di essere ascoltata. Dall'altra parte, simultaneamente, da sempre e per sempre, la musica è la più concreta delle arti. La musica è l'arte in cui incappiamo anche se non vogliamo. Se scendiamo in metropolitana ci mettono sotto un tappeto musicale perché si ha paura del silenzio nel mondo d'oggi, quindi ci deve essere comunque un suonetto. Se entro in un ristorante c'è la musica sotto, se sono l'unico avventore e chiedo di toglierla mi dicono non si può. E non si capisce perché non si possa se sono l'unico avventore, ma perché ci deve essere. Ed è la riduzione della musica a fondale dell'esistenza. Una differenza fondamentale della musica con le altre arti è che, come sempre si dice, che gli occhi si possono chiudere, ma le orecchie no. Cioè, io posso non guardare un quadro, ma non posso non ascoltare una musica se c'è, perché anche se faccio così sento lo stesso. Quindi questa l'ha resa tappeto musicale dell'esistenza umana, ma se pensate alla storia della musica, nello stesso periodo in cui si diceva che la musica stava con geometria, aritmetica, eccetera, eccetera, nello stesso momento la musica veniva cantata, suonata, ballata nelle strade, serviva ai funerali, ai matrimoni o a quello che volete voi, cioè era la più concreta, quella della vita quotidiana, la pittura non poteva avere una posizione di questo genere. Questo doppio binario, un altro aspetto, per questo dicevo due, se metto astrazione e concretezza, per concretezza intendo essere presente nella vita quotidiana. Già questo però è un paradosso forte, no? Perché da una parte è così disincarnata da poter essere addirittura non ascoltata, è come se si parlasse di una pittura che può essere non vista, paradossalmente. Dall'altra parte è quella cosa che fanno tutti prendendo in mano uno strumento e facendoci qualche cosa per ballare, no? Andiamo avanti. Da una parte la musica è sempre stata la più trascendente delle arti. Basta la famosa frase di San Paolo quando dice quando le parole non bastano più per esprimere la lode a Dio, allora solo il canto può, da cui tutta quella parte di canto gregoriano, di canto cristiano e poi gregoriano che era il melisma, cioè un alleluia, visto che è l'estrema lode a Dio, a un certo punto quella sequenza melodica ha finito le sillabe, ma la melodia continua un sacco senza dire più sillabe, cioè un melisma vuol dire tante note
su una sola sillaba, su una sola vocale, perché? Perché diventava pura sequenza melodica, quindi non più parola sequenza, ma nota, seguito di note, perché la lode a Dio aveva bisogno di qualche cosa che nessun concetto poteva esprimere, e allora diventava pura melodia. Dall'altra parte, simultaneamente, attenzione, la musica è sempre stata considerata la più sensuale e pericolosa delle arti. Come fa Salome a ottenere la testa di San Giovanni? Danza su una musica, è vero, si spoglia pure, se no forse non gli tagliamo la testa, ma insomma, ma pensate al fatto che la stessa Chiesa cristiana, che da una parte faceva sì che il rito coincidesse con la musica, tenete presente che noi siamo abituati a pensare alla musica per il rito come a qualche cosa di sovrapposto al rito, se pensiamo a una messa di Mozart, ma nel gregoriano il rito è la musica, non è una cosa diversa. Dall'altra parte si è impedito a tutt'oggi non si desidera che suonino strumenti nelle chiese, tutto sommato, no? Lo si considera un po' così, perché lo strumento è puro suono, e il puro suono è sensualità, è corporeità. Pensate al fatto che però la stessa frase voltata diceva, proprio perché era puro suono, serviva la lode a Dio più delle parole, ed è la stessa parola, e non si capisce perché se è cantata esprime lode a Dio e se è suonata su un liuto invece è sensuale, non so bene dove stia la differenza, ma così era. Questo doppio binario è più che mai presente nel mondo d'oggi, nessuna arte ha un doppio binario così forte, dico doppio binario perché io sono in uno e due binari, ma per la coscienza collettiva la musica oggi è soltanto la musica, non voglio parlarne male, la musica un tempo si diceva leggera, adesso manca le parole, la musica pop, però io dico musica pop, non accetto che si dica musica popolare, perché la musica popolare è la musica che esprime un popolo, quindi quando Bartok andava nelle campagne a raccogliere i canti popolari, quella musica esprimeva un popolo e mi metto in ginocchio perché esprime un'intera cultura millenaria. La musica pop intesa come musica fabbricata per essere venduta oggi, possibilmente subito, in modo che domani vendi un altro oggettino, è industria musicale. Non vorrei che si chiamasse musica popolare da questo punto di vista, ma comunque è una tradizione eterna. Se ci mettiamo a Vienna nel 1820, naturalmente Schubert e lo stesso Beethoven erano infinitamente meno eseguiti di quanto non fossero i valzer di Lanner o i valzer di Diabelli. Perché? Perché è una musica più fruibile, che si ascoltava più facilmente, insomma, soltanto che non c'erano i mezzi di comunicazione di massa, quindi non c'era un mercato di un certo tipo, c'era ma infinitamente inferiore, e di conseguenza era meno palese la spaccatura. Per concludere questo argomento faccio notare che l'equivoco è stato portato alle estreme conseguenze nel mondo recentissimo, cioè negli ultimi forse 20 anni, ma forse meno ancora, dovrei dire nel XXI secolo, perché, non so, ci sono un po' di anche i miei coetanei qua, tutti ci ricordiamo che un tempo, se trasmettevano il Festival di Sanremo, le si chiamava canzonette. Se ci si prova oggi, si viene impalati perché è come snobbarle, e viceversa si è rovesciata la frittata, e molto spesso radio, televisione e mezzi di comunicazione di massa, per trasmettere un concerto di musica pop, dicono la grande musica d'oggi, due punti, concerto di, non voglio dire nomi perché no, cioè si è instillata nella testa generale che la grande musica di ieri era Bach o Beethoven o Brahms, e che la grande musica di oggi, siamo a Modena, se dico Vasco Rossi rischio qualcosa, ma insomma, peraltro dico uno che mi piace, quindi posso dirlo. E la cosa non sta in piedi per un motivo, e sto a mano arrivando a noi. Io penso che non sia discutibile che l'arte, qualsiasi arte, da che mondo occidentale è mondo occidentale, è un veicolo potente di espressione profonda dell'essere umano. Non credo che sia discutibile questa opinione. Vorrei avere rispetto dell'essere umano. A mio parere l'essere umano è innanzitutto un organismo
psicologicamente, psichicamente, affettivamente complesso, stratificato, ricco. Di conseguenza, inevitabilmente, l'arte che esprime meglio, che vuol dire più profondamente, più adeguatamente l'essere umano, è per forza di cose un'arte complessa, non complicata, perché tra complicato e complesso c'è una differenza enorme. Complesso vuol dire che è leggibile a più livelli, ramificato esattamente come è ramificato ciascuno di noi, la cui psiche, mente, è fatta di infinite implicazioni. Complicato è la feticizzazione della complessità, cioè dire una cosa è bella perché non ci si capisce nulla, ma questa è un'altra cosa. Di conseguenza, non si può negare che tutto il filone, ma da sempre, non per forza soltanto nel XX secolo inoltrato o XXI secolo, in generale quella che è musica pop, non popolare, utilizza strumenti, tecniche, beh qui non so neanche parlare di tecniche, in generale buona parte delle canzoni di Festa di Sanremo, per prendere a simbolo Festa di Sanremo, utilizzano un 2% di tecniche del comporre, parlo sì di strutture formali, sono tutte ABA, o di funzioni tonali semplificate all'osso, diciamo prelevano degli strumenti linguistici dell'inizio del XVIII secolo, imbastarditi e semplificati, poi ci mettono un bel vestitino di suono perché c'è la tecnologia, ci sono gli strumenti elettrici o elettronici, ed ecco che c'è una buona confezione, ma dal punto di vista del pensiero compositivo il livello è prossimo allo zero, cioè è una produzione di oggetti da vendere. Per finire questo discorso, io in questo momento faccio parte del Consiglio di Sorveglianza della SIAE, e lo faccio perché lì dentro sono l'unico che appartiene a un altro tipo di genere, parlando di musica, perché poi ci sono gli altri settori. Con molta fatica da 3 anni accetto e sopporto il fatto che apparentemente SIAE parla di arte, cultura, eccetera, eccetera, e poi quando sono lì si parla solo di soldi però. Cioè alla fine l'aspetto industria prevale nettamente sull'aspetto produzione culturale o artistica. Questo mi conferma nel fatto che bisogna avere il coraggio di dire che questo doppio filone che c'è sempre stato, perché la musica ha sempre avuto questo doppio binario, in questo momento è nettamente amplificato dal fatto che uno dei due fili ha una potenza industriale dietro di sé tale da essere nella coscienza collettiva la musica, sostanzialmente e statisticamente. Naturalmente stiamo parlando dell'altro filone in questo momento. Prima di arrivare proprio alle cose, vorrei citare, io sarò per sempre grato all'amico musicologo Guido Salvetti, che una volta diede una definizione di musica in diretta televisiva, devo dire che io però cito la fonte, quindi non. Guido Salvetti è un fantastico musicologo pianista, lui sì pianista, che è stato a lungo direttore del Conservatorio di Milano. Una volta, durante una trasmissione alla televisione svizzera, l'intervistatore, a mio parere per ironizzare o per metterlo in difficoltà, improvvisamente e all'insaputa dell'altro gli chiese: maestro, che cos'è la musica? Che è una domanda da $1 milione, diciamo, no? Così. E io dico Guido perché è un carissimo amico, devo dire, improvvisò una risposta che secondo me vorrei incidere nel marmo. Lui rispose di colpo, con la bocca aperta di quell'altro che forse non ci capì nulla, rispose: la musica è un modo particolarmente complesso di sentire e di pensare, di sentire come to feel, non di sentire con le orecchie. Attenzione, mise prima a sentire che a pensare, affinché l'altro non pensasse che è il solito intellettuale, eccetera, eccetera. È meravigliosa questa definizione, perché in fondo unisce tutto da Pitagora al Medioevo a oggi, perché è un modo di sentire, cioè di esprimere, e di pensare, perché pensiero ed espressione non sono due cose diverse, ma funzionano insieme, si intrecciano e si producono l'un l'altro. Quindi siamo arrivati adesso a incominciare a dire: ma che cosa poi sono queste tecniche della composizione? Visto che la prima cosa che vedete anche là è Bach, e quindi stiamo parlando del 1740 e qualcosa nel caso dell'offerta musicale, vale la pena dire che però la scelta di Bach è per arrivare a una punta d'iceberg di qualche cosa che ha una storia di 600 anni, però ho paura dei tempi, quindi un minuto bisogna dedicarlo, perché è un tipo di cosa che spesso non si sa, che però è fondamentale. La musica europea, musica in Occidente, fino a tutto l'anno 1000,
grosso modo, anno più anno meno, non era così diversa dalle musiche delle altre culture ex-europee. Cioè era una musica del rito, il rito era musica, non esisteva la figura del musicista, la musica era fatta da chierici sostanzialmente, non solo, ma come dire, la musica non era autosufficiente, il canto era la funzione del rito, della liturgia. A un certo punto cosa succede? Succede che il passaggio da canto cristiano a canto gregoriano è il passaggio dalla chiesa dei monasteri alla chiesa romana. La chiesa romana ha bisogno di unificare il rito perché deve affermare la sua centralità. Per farlo deve fissare il rito, ma fissare il rito voleva dire fissare la musica. Fissando la musica voleva dire impedire quindi di comporre altra musica, perché comporre altra musica voleva dire uscire dal rito codificato. Questo ha cozzato, sto riducendo secoli in tre frasi, ma ha cozzato fortissimamente. Altre culture hanno accettato questo, le culture extraeuropee accettano che la musica rituale rimanga sempre la stessa e che, se penso all'Iran che conosco un po' di più, eccetera, la musica di quelle tradizioni è un continuo variare delle sequenze melodiche che sono quelle che hanno 1000 anni di vita o 2000. L'Occidente è fatto in modo diverso, l'Occidente non accetta, che non riesce a fare a meno della creatività, evidentemente. Il baricentro del mondo si stava spostando dalle campagne, o per meglio dire dai monasteri alle città, nelle città c'erano le cattedrali, e nelle cattedrali è cominciato a succedere che c'era chi si occupava della musica, e chi si occupava della musica per lavorare a Notre Dame piuttosto che in una chiesa di provincia francese doveva essere più bravo di quell'altro, perché la molla poi al fin dei conti è questa. E per dirla in maniera molto semplificata, se non si poteva più inventare per così, per voi che guardate per così, cioè melodicamente, si è pensato di inventare per così, cioè di sovrapporre sincronicamente delle note. Come? Sfruttando il famoso monocordo di Pitagora. Quali note possono consuonare, cioè suonare insieme, quelle che sono generate da una corda, da una nota base. Quindi ci sono consonanze, cioè intervalli verticali, sincronici, che si possono usare. Posso anche fare... cambio microfono, se io faccio così non andava bene, se il fenomeno degli armonici è quella cosa per cui, se do una fondamentale, la serie di armonici semplificata, perché vabbè bisogna parlare di temperamento ma non importa, è questa. Tant'è vero che se io vi suono questa nota e poi faccio così, vi sembrerà quasi una nota sola, perché questa nota è il terzo armonico di questa e quindi si ingloba. Ecco, in questo momento voi non so se sentite due note. Se vi suono così, sì. Ma se vi suono così, sì e no. Perché questa è così generata dagli armonici di questa da essere inglobata in lei. Questo passo fondamentale, cioè imparare a sovrapporre le note, è stato all'inizio della musica europea. Non ci sarebbero Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, eccetera, eccetera, se non fosse successo questo passo incredibile, perché è un passo concettuale, quasi ribelle. Non posso inventare melodicamente? Beh, metto le note una sopra l'altra. Per essere uno più bravo dell'altro, bisogna incominciare a sapere inventare. Se io metto una nota sopra l'altra, le prime cose fatte erano delle cose parallele. Questa è la melodia gregoriana, io timido timido ne faccio una solo trasposta che cammina parallela. Sto parlando di storia delle tecniche, ma io sono più bravo di quell'altro se riesco a utilizzare intervalli che consuonano facendo una linea diversa, cioè la linea gregoriana sale, io riesco a trovare un intervallo che scende, ma l'intervallo verticale è buono, cioè consuona, ma allora ho inventato una seconda melodia. Cioè sono stato capace, sulla base di quel gregoriano, di... Questo è l'inizio delle tecniche di contrappunto. Contrappunto vuol dire contrapuntus, contrapuntum, cioè punto, nota, contronota. L'altro passo fondamentale, senza il quale, su cui non mi posso fermare ma va nominato, è quel passo straordinario che è l'invenzione di una scrittura musicale. Voi pensate, noi siamo abituati a vedere, anche chi non sapesse leggere musica sa che quella è musica. Però rifletteteci un attimo. Su che cosa si basa quel sistema? Quel sistema è un sistema totalmente simbolico. Su che cosa si basa? Si basa ad esempio sul fatto che una cosa in alto, vabbè in questo esempio potrebbe anche non essere vero, ma una cosa in alto è più acuta di una cosa in basso, cioè
migliorata mano a mano nei secoli. Quello che sul pianoforte, guardate, perché noi siamo abituati a pensare che acuto voglia dire alto e grave voglia dire, infatti dico grave, voglia dire basso, ma guardate sul pianoforte acuto vuol dire destra e basso vuol dire sinistra. Sul violino acuto vuol dire vicino al collo e più basso vuol dire lontano dal collo. Sul violoncello basso è qui, acuto è là. Ma non c'è, voglio dire, noi siamo abituati, perché? Quasi certamente perché quando si canta, se si fa una nota acuta si tende ad alzare la testa, mi avvicino, e quando si canta una nota grave la si abbassa, forse per motivi proprio fisici, no? La scrittura musicale si basa innanzitutto su quello, cioè sul trasporre nello spazio una cosa che è nel registro acuto grave. Ma fino a qui non importa, sì, però è stato un passo lento, trovare le cinque linee, eccetera, eccetera. Le cinque linee nascono solo nel 600, La prima era una linea sola, poi due, poi quattro, e alla fine cinque. Ma pensate a una cosa molto più sottile, quella scrittura lì è in grado di inscatolare il tempo, cioè di dire quanto dura una nota. Lo so che siamo abituati, ma provate a farne a meno. Come diavolo faccio a scrivere che una nota dura X? Attenzione, non è una durata assoluta, è una durata relativa. È un sistema di scrittura con cui si dice quella pallina col punto, quelle lì, le righe in alto, del pentagramma, della doppia linea sopra, quello più in basso, vedete una nota con un puntino e poi una nota con due stanghette, no? Se croma col punto e semicroma. Quella di sinistra vale tre volte quella di destra. Ecco, è un sistema relativo, non dà la durata in secondi di un'altezza. È un sistema relativo. Questa nota dura il doppio di quell'altra, quattro volte quell'altra. Ma che cosa permette questo? Permette di costruire tante linee che camminano una sopra l'altra, perché io posso mettere in relazione le durate delle note. Perché sto menandola così tanto su questo? Perché tutta questa è tecnologia al servizio di una tecnica che permette un pensiero musicale. Più si è affinata la scrittura, più si è potuto fare un contrappunto complesso. Per arrivare così a questo punto, che cos'è quella cosa che vedete? È il primo degli esempi, ma devo muovermi un pochettino, se no non arrivo da nessuna parte. Bach, 1685-1750. Forse molti sanno, è una figura quasi simbolica da questo punto di vista, cioè la famiglia Bach è una famiglia fatta da, se voi cercate Bach su un'enciclopedia trovate almeno 40 musicisti che si chiamano Bach, è una grande famiglia di musicisti, vecchia 200 anni, in qualche modo questo musicista si pone come vero e proprio nodo della musica europea, cioè eredita una sapienza di contrappunto, eccetera, eccetera, che aveva le sue radici nel Medioevo, una sapienza che aveva 300-400 anni di storia, in un momento in cui il mondo era andato da un'altra parte. È bene che si sappia che Bach era un autore considerato troppo complicato per essere ascoltato. Perché? Perché la estetica musicale illuminista predicava viceversa che l'orecchio umano, e potrebbe anche non avere torto, è fatto in modo tale da poter seguire soltanto una melodia per volta. Se faccio quattro linee, non abbiamo quattro orecchie stereofoniche e quindi ci si impasticcia la testa. Questo diceva semplificando l'estetica illuminista. E quindi l'estetica illuminista vuole che la musica del Settecento sia una melodia con un supporto armonico, la melodia che è la donna così, con supporto armonico che la donna cos'ha, che sostiene quella linea melodica. Bach non ha mai pensato in questo modo, Bach eredita un pensiero di più linee sovrapposte, quindi in quel momento era fuori epoca, come dire, era fuori dalla storia apparentemente, se non che passati 70, 100, 150, 200 anni non ce ne frega nulla, scusate, della musica degli altri intorno a lui che facevano le melodiette semplici semplici con l'armonia facile facile e ci nutre tanto ascoltare Bach. Questo per far notare che la complessità esprime e che perché noi vogliamo ancora ascoltare Bach e non, io in questi casi dico sempre Dieters von Dietersdorf, perché se un personaggio da Sturmtruppen invece era un compositore del Settecento tedesco, se provate ad ascoltare questo povero signore che io dileggio sempre, sono dei temini per flauto, lui era un flautista, dove a primo ascolto avete già capito tutto. Quindi perché dovesse ascoltarla la seconda volta? Soltanto per annoiarvi, avete già capito, no? Se si ascolta una musica complessa, si sente che è potente, ma si capisce che non si è capito, che non è arrivata a noi totalmente, ma questo vale per la lettura di Shakespeare o di Dante, vale per tutte le altre.
Quindi la complessità, cioè la tecnica, è al servizio dell'espressione. Perché abbiamo preso questo pezzo? Negli ultimi 3 anni, 4 anni di vita, grosso modo, 1745 seguenti, Bach, forse proprio in polemica col mondo che era andato da un'altra parte, ha fatto alcune opere. Una di queste, la famosa Arte della Fuga, come sempre si dice, è musica da non essere suonata, cioè non c'è scritto che per strumenti è, sono dei contrappunti. Tutti si sono ingegnati, sono state fatte, credo, più di 300 versioni col quartetto d'archi, l'orchestra, eccetera, eccetera, ma lui non l'ha scritto perché, cosa deve, perché è musica da pensare. Questa è una cosa ancora forse peggiore, se messi anni, cioè la cosiddetta offerta musicale. Adesso mi trasferisco veramente di là e mi porto dei foglietti. Perché offerta musicale? Dice la leggenda, a mio parere falsa, che Bach, arrivando a corte, oddio, Claudio, mi ricordo di chi, vabbè, la ricerca Rodolfo, non mi ricordo di quale re, re musicista però, che questo re volesse esibire il grande musicista che era con lui e che gli desse un soggetto di fuga chiedendogli di improvvisare, che Bach, ancora in abiti da viaggio, come dice la leggenda, fece dei contrappunti, delle fughe improvvisando, in modo tale che poi decise di farne un'opera importante che si chiama offerta musicale perché la offrì al re in questione. A mio parere il soggetto è così bello che secondo me il giochetto è stato che Bach ha fatto il soggetto, l'ha passato al re che ha fatto una bella figura e gli ha dato il soggetto, perché il soggetto è questo. Soggetto spaventosamente complesso, intanto è lungo, i soliti soggetti di fuga sono, ce ne sono di cortissimi, uno di Bach è fatto da 4 note, ad esempio. Questo non solo è estremamente complesso, ma a un certo punto fa una scala cromatica, cioè tutti i tasti del pianoforte, in maniera sconveniente, dovrei dire sconcertante, qui. Se guardate, in questo soggetto sono contenute 11 delle 12 note del sistema a 12 note, quindi è un soggetto spaventosamente cromatico. Che cosa ci ha fatto sopra Bach? Adesso non mi interessa se ha improvvisato, non ci importa quello. Ha fatto un'opera, che è questa, con un grado di complessità tecnico forse inaudito, forse non superato, cioè ha dimostrato che attorno a questo soggetto poteva costruire una serie di canoni. Canone vorrebbe dire mettere le due linee una contro l'altra. Adesso io vi faccio, chiedo di... Ah no, devo farlo io. Vi faccio sentire un canone, poi vi dico come funziona. Cosa devo fare? Dunque, per far partire il Bach. Sì, quello, qui, perfetto, qui. Grazie. Se l'avevo detto mi sei impantanato. La parte superiore è il soggetto di campionato. Come lo ripete 3 volte, vi prego di ascoltare che ci sono, dovete, questo è un esempio di complessità, ci sono 3 linee che camminano, una è quella che vedete là sopra ed è, non importa se non sapete, se chi sa leggere o leggere musica, non importa, però la vedete, quella del rigo superiore è il soggetto che ho suonato io prima, quella sotto è una linea musicale contrapposta. Se guardate la partitura, io posso guardare davanti, se guardate la partitura noterete che sul rigo sotto, cioè ci sono 4 linee, prendete le 2 superiori, nella seconda dall'alto ci sono 2 chiavi, queste le sanno tutti di solito, c'è una chiave di violino e c'è una chiave di basso, non è una chiave di basso perché è spostata, ma non ci importa. E poi se guardate la seconda battuta c'è un segnetto, quello come si chiama questo segnetto qua? Come si fa a indicarlo? Il segno, una specie di asterisco, insomma, no? Posso usare il mouse? Geniale, grazie, che genio. È il mio grado tecnico. Questo qui, questo segno, lo vedete, questo.
Cosa vuol dire? Questo canone funziona così, e poi adesso lo ascoltiamo. Parte il soggetto. Bach ha costruito una seconda linea, e poi però questa seconda linea è costruita in modo tale che, letta con questa chiave, che è la chiave di violino, è quella che avete sentito col flauto, suonata viceversa con un violoncello. Attenzione, lui non ha scritto, potrebbe essere suonata con qualsiasi strumento, è chiaro, quindi questa è una versione fatta così, ma non è importante. Questa stessa linea, incominciata qua, si vede la freccia, spero di sì, e però letta con questa chiave, che vuol dire letta partendo da un'altra nota, funziona lo stesso, cioè io ho un soggetto complesso, costruisco un controsoggetto, cioè una seconda linea che va bene, ma la costruisco in modo tale che, facendo partire la stessa un po' dopo, voi pensate, Fra Martino è il più famoso dei canoni della storia della musica, avete presente che dopo un po' si canta la stessa cosa? Ecco, le tre linee funzionano. Adesso ascoltiamo la ripetizione che ne fa. Terza volta mi sembra. Il flauto fa questa linea e il violoncello sotto fa la stessa linea partendo dopo. Ma un attimo dopo, accidenti, ho lasciato lì la mano. Ma un attimo dopo, cioè alla riga sotto, adesso cambieremo pagina. Come devo fare a cambiare pagina io qua? Ah no, devo solo andare avanti, si gira da sola. C'è un altro, vedrete scritto, anzi, vedrete scritto canones diversi, super tema regium. Super tema regium sul tema del re, è per far vedere che lui era in ossequio al re, insomma, era come dire quello bravo e il re. Ognuno ha le sue debolezze. Adesso lo vediamo. Magari lo ascoltiamo, cambierà la pagina, eccolo. Questo è fatto solo col cembalo. Vi dico dopo come funziona. Sentite che c'è sempre la linea soggetto. Limiterò a questo, ve ne potrei far vedere 10 così. In questo caso cosa succede? Succede, ve lo posso far vedere, ve lo posso un po' far sentire, che vedete che qua in fondo, seguite la freccina, c'è una strana chiave messa che guarda verso sinistra. Perché? Questo vuol dire, se io inizio a suonare simultaneamente questa linea e sovrappongo la lettura retrograda, cioè marcia indietro, da qui indietro di questa linea, la cosa funziona. Attenzione, bisogna scrivere una cosa in modo tale che uno è il soggetto dato e poi, mentre compongo, devo pensare strabico, cioè devo pensare a una linea che funziona sia letta per così, sia letta per cosà, sopra quell'altra. Non so se avete idea, non so se si può immaginare. Si incastrano, cioè il giochetto, cambiando il microfono, è questo. Quella scritta con le note bianche, che è il soggetto, è questo qua, eccetera. Se io leggo adesso da in basso l'ultima nota in basso a destra e torno indietro e la sovrappongo a quella, è così, dov'è? Qui. Cosa ho letto con quest'altra mano? Ho letto la linea, dove essere sia la freccia, la linea, quella lì che è questa, dovete leggere da destra a sinistra. Eccetera. Dal punto di vista del comporre, vuol dire essere in grado di
pensare a due linee che stanno bene insieme, lette in questo modo. Ripeto, mi devo fermare perché è tardi su questo tipo di esempio, però di questi canoni ce ne sono credo 10, uno dopo l'altro. Ognuno, il prossimo sarebbe con una linea che va letta a marcia indietro a intervalli rovesciati, cioè quello che sale e scende, e a valori doppi. Quindi uno deve pensare che la nota che dura così, letta per così, ma con durata doppia, funzioni con questa che va avanti. Tutto questo però si brucia nel fatto che voi potete anche fregarvene, scusate, di quello che vi ho detto e ascoltare l'offerta musicale come una musica meravigliosa. Questo è la cosa, perché se fosse una musica noiosissima, che ce ne facciamo? Diventa un enorme esercizio di abilità, bene, bravo lui. Il fatto è che tutto questo è al servizio di una ricchezza espressiva, lo stesso soggetto con quel cromatismo è potentissimo, quel do minore, quanto do minore di Beethoven viene fuori da questo do minore, ad esempio, con quel salto... Scusatemi se faccio il ballerino, ma questo, questa scala cromatica così dura, che sembra abbia perso la strada, queste due quarte di fila che sono piuttosto risonanti, è potentissimo sul piano espressivo, cioè non è esercitazione di abilità. Siccome è tardi, passo... Se sono capace, sì, sono capace. È il quarto intermezzo dell'opera 118 di Johannes Brahms. Ho scelto questo intermezzo e di qui devo andare al pianoforte davvero. Spero che sia suonato come un bellissimo pezzo romantico. In fa minore, questo tema inquieto iniziale, questa pagina dolcissima centrale, apparentemente è un semplice, virgolette, pezzo pianistico, tonale, romantico, dolce, eccetera. Guardiamolo un attimo. Se io mettessi l'inizio, vedete la partitura dell'inizio. Vabbè, se non ci riesco però... 10.03, se non mi sbaglio. Andrà. Mi sembra. Vabbè, se non ci riesco. Vabbè, uso il suono.
Come inizia? Fatto da un pianista pessimo. Attenzione, tutti voi sentirete l'imitazione che c'è tra questi due segni laterali. E che diventa? Qui risponde il basso. E risponde... E avrete l'impressione che il canone... questo disegnetto che si insegue, no? Se ascoltate meglio, vi accorgete che quelle due linee lì sembrano uguali ma sono diverse. E risponde... E fin qui è un modo contrario. Ma questa è proprio diversa. Ma se io ascolto la nota in più che c'è, quella esterna, e quella esterna qua, vi accorgete che il canone sta lì. Cioè è così. Tant'è vero che dopo Brahms lo rivela, perché la seconda parte è suonata lentamente. E lo sentite. E sentite il canone. Che cosa succede? Succede che in una musica così inquieta, questo... Guardate che vi sto... ci sarebbero moltissime cose da dire. Lui sposta l'accento armonico dal battere al bare, ma sono cose molto tecniche, non mi importa adesso. Mi importa un'altra cosa. Brahms è il signore assoluto dell'ambiguità. Lui sa che qui dentro c'è un canone, ma c'è un canone che nessuno sentirà, perché tutti pensano alle altre linee, a quelle che ho in terzina, a queste... Quando arriva alla pagina finale, per quando vi ho detto ascoltate la trasformazione, lui fa una cosa. In questo inizio c'è una, come dire, una irregolarità. Le note do, do, ci sono due volte, do, 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 poi fa, fa, sol, sol, questo è il canone. I do sono quattro, non due. Quando arriva alla fine, lui li fa tutti e quattro, ma li mette in registro in posti diversi, cioè fa do, do, poi do, do, e si apre una seconda parte che sono sicuro che tutti voi avete pensato come una cosa totalmente nuova e diversa, che è questa. Eccetera. Ma non è diversa, perché ha preso gli stessi do, gli armonizzati diversi, e sono tutti e quattro, e sono uguali nel ritmo. Quel canone che era così inquieto, scusate, io sono un cattivo pianista, quel canone che era così inquieto all'inizio, in questo... diventa un momento dolcissimo, ma che cos'è l'espressione, la tecnica che cosa serve qua? A rivelare... a prendere uno stesso viso, uno stesso elemento musicale e a darne due facce completamente diverse. C'è un bellissimo racconto, in parte storico, in parte no, che dice che nell'ultima cena il modello che servì a Leonardo per il volto di Cristo, due anni dopo, sapete che l'ultima cena è stata purtroppo fatta nel tempo, divenne, a causa di un tracollo che nella vita aveva avuto questa persona, modello per il volto di Giuda, che sarebbero fatti, il racconto ha abbastanza una testimonianza storica, avrebbero utilizzato lo stesso modello, apparentando Cristo e Giuda addirittura. Perché lo dico? Perché l'inquietudine iniziale, se la seconda parte fosse su un tema diverso, vabbè, c'è una parte calma e dolce dopo una parte inquieta, ma la cosa bella è che è lo stesso elemento, che anziché essere fatto in fa minore, viene fatto in la bemolle maggiore, viene spalmato nel registro, non è la prima parte tutto con le mani strette che battono l'una nell'altra, qui viene spalmata tutto il registro. Eccetera. Ci sarebbe
sarebbe tutta una maestria da mostrare, perché a poco inverte il metro armonico ritmico, ma questa è una cosa da analisi da conservatorio e non si può fare adesso. Quando infatti poi arriva la ripresa, ultima cosa che vi dico sull'argomento, lui cosa fa? Non fa una ripresa, non torna, ma lo fa sparso nel registro, cioè i do sono diventati questi, cioè la ripresa torna ma utilizza quello che era successo nella parte centrale. Spero di essere stato abbastanza chiaro malgrado gli esempi. Cioè Brahms, in questo caso l'equivoco di dire Bach anziché Brahms non è sbagliato, in questo caso utilizza la stessa tecnica del Bach precedente, cioè la tecnica del canone, perché questo era quel do, 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 fa, fa, sol, sol, per rivestire, per renderla illeggibile quella sequenza, costruire tutto un andamento che adesso riascoltiamo, veloce, inquieto, rapido, misterioso, per prendere poi quella stessa cosa, cambiare completamente faccia, armonizzarla in modo diverso, dare una faccia dolcissima, spalmata nel registro, senza più ritmo ma molto lenta, per poi dire, bene, quelle cose erano le stesse e le metto insieme nella ripresa facendo il tema che torna ma che occupa tutto il registro. Questo è un esempio perfetto di estrema complessità del comporre, anche se la sto dicendo un po' velocemente. Su un intermezzo di questo genere si può fare una lezione di analisi di 3 ore solo su questo, perché è piena di implicazioni. Qual è il risultato? Che è una bellissima musica. Riascoltiamola almeno l'inizio, se si può, se becco 10 minuti e 3 secondi. Se non ricordo male. No, mi basta averla per... Sì, circa. Provate ad ascoltare. Qui il canone si sente. Qua c'è un'altra parte, ma non importa adesso. Arriverò fino all'inizio della parte centrale. Do, ecco, do, e questa è la parte B, che è figlia esatta della parte iniziale, solo che suona diversa. Se mi dai 5 minuti, è tardi, ce li ho, faccio un salto, cioè travalico Bartok. Adesso dopo Bach e Brahms mostrare se stessi è un momento delicato della vita. Dove è finito Claudio? Cerco Claudio perché è il compositore, quindi. Allora non sto balbetto come ben si vede, perché parlare della propria musica dopo questo genere di capolavoro fa un po' paura, ma io devo parlare delle tecniche, quindi. Perché lo faccio? Non per esibizionismo, non per esibizione personale, ma per togliere per contribuire a... Avevo preparato un passo intermedio che era Béla Bartók, quindi un compositore della prima metà del Novecento, ma credo che si andrebbe un po' nel tempo. Volevo parlarvi di un altro aspetto delle tecniche di comporre, le tecniche di controllo del tempo. Bartók è un compositore che utilizza, non solo lui, ma lui molto, che utilizza moltissimo nelle proporzioni formali la sezione aurea. Non posso non citare la meravigliosa frase di Goethe, che dice che la musica è architettura disgelata nel tempo, che è una meravigliosa definizione, cioè la musica è architettura, soltanto che la sua dimensione è temporale e non spaziale. Tra parentesi, anche l'architettura è temporale, perché per vedere bene, io prima sono rientrato nel Duomo di Modena, per vederlo comunque lo si vede nel tempo, no? Però l'oggetto è lì, mentre invece in musica
E c'è un'ulteriore osservazione da fare, che magari io vi butto un po' di cose, questa è fondamentale. La musica è l'unica arte, pensateci, in cui l'artista, cioè chi fa, non per chiamarlo artista, il compositore, in cui chi fa l'arte non lavora sull'opera, ma lavora su una rappresentazione simbolica dell'opera. Provate a pensarci. Il pittore dipinge la tela, lo scultore scolpisce l'opera, lo scrittore scrive e vede l'esito. Il compositore non vede l'esito di ciò che fa, perché se io scrivo un pezzo per orchestra, io non lo sento mentre lo scrivo. Io lavoro su una sua rappresentazione simbolica, quindi gioco di sponda, lavoro su una rappresentazione per avere un certo esito. Questo cambia completamente la relazione artista-opera, perché deve rimbalzare su una serie di modalità, scrittura, eccetera, eccetera, ma non ne percepisce l'esito. La famosa figura simbolica, se non fosse vero bisognerebbe crearlo, ma invece era vero che Beethoven era sordo, è perfetto, perché il fatto che uno dei più grandi compositori della storia non potesse sentire la propria musica manda all'estremo questo tipo di relazione. Lui comunque non la poteva sentire negli ultimi 20 anni di vita. Cioè quasi tutti gli anni di composizione, ma anche il fatto che Bach abbia scritto l'arte della fuga non per essere suonata è un modo per mettere in scena che si lavora sulla rappresentazione simbolica dell'opera. Allora, è molto importante, anche se solo in 5 minuti, lanciare una specie di come dire, messaggio nella bottiglia. La storia delle tecniche del comporre e del rapporto tra tecnica e espressione musicale è una storia continua, che continua nel corso dei secoli e che naturalmente arriva a noi. Purtroppo nella coscienza collettiva più o meno tutti sanno che Monet è venuto dopo Goya e che Picasso è venuto un po' dopo Monet, perché in qualche modo nell'arte figurativa questo è nella coscienza collettiva. Di fatto c'è un totale vuoto nella consapevolezza collettiva sul fatto di quello che succede del pensiero musicale. Il pensiero musicale non si ferma mai, quindi bisognerebbe seguire quello che è successo nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli, e che non è, perché purtroppo quello che succede è spesso che uno ascolta per musica classica, ahimè, intende questa musica, poi di colpo impatta nell'ascolto di un pezzo contemporaneo e dice questi qui sono diventati matti. E sarebbe come vedere improvvisamente un quadro di Picasso avendo visto per tutta la vita soltanto Raffaello. Beh, dice che è diventato matto. O segui quello che è successo in mezzo e allora capisci la necessità interna di quell'espressione, o se no pensi che è da ricovero, no? Quindi attenzione, purtroppo nella coscienza collettiva la musica d'oggi è la musica pop, che non ne voglio parlare male, ma che non lavora sulla dimensione del pensiero musicale e del linguaggio musicale, ha sterilizzato, ha bloccato alcune modalità prelevate da una storia e semplificate all'estremo. Non ne sto parlando male, è quello che è un dato di fatto. Allora, mi metto come cavia da questo punto di vista, se non altro sono, quando si dice se lei scrive musica contemporanea, io rispondo sì perché sono vivo. Quindi, siccome sono vivo, vi propongo soltanto uno, se faccio in tempo due, ma durano 1 minuto e 20 ciascuno, piccoli pezzi per pianoforte. Adesso andare a beccare le partiture, che si faceva? Si andava qua? Ah no, ma sono bravo, guarda qua, visto? C'è una cosa mia, sono 16 interludi per pianoforte, e sono 16 pezzi brevissimi, li ho scelti in questo caso perché in realtà, come dire, sono per pianoforte come il meraviglioso Brahms. Attenzione, io non... Sono il famoso nano issato sulle spalle dei giganti, no? Come, ecco, ma nano piccolino, insomma, no? Però, come vedete, sono le stesse palline bianche e nere, sono le stesse note, gli stessi due righi, la stessa, cioè è un pianoforte. È scritta a mano perché io non voglio scrivere al computer, quindi è la mia grafia, quella che vedete lì. Ognuno di questi 16 pezzi, che cosa voglio fare in questi 3 minuti? Voglio mostrarvi rapidamente e farvi il passaggio idea, intuizione, quella che si chiamava ispirazione, cioè intuizione, percorso di realizzazione, partitura, suono del pezzo. Idea. Nel mio immaginario, fin da bambino, io ho sempre adorato le campane. E delle campane ho sempre adorato alcune cose che li si sente nello spazio. Le campane disegnano lo spazio. Io spesso d'estate sono in un posto sul Lago Maggiore, in cui alle 7 del mattino mi alzo presto mattina e lavoro presto. Sull'altra sponda del lago, alle 7 del mattino, incominciano a suonare tutte le campane che disegnano lo spazio. Questa cosa mi ha sempre commosso, cosa devo dirvi. Seconda componente, le campane hanno una strana cosa, cioè, siccome le campane
sono piccole e grandi, e quindi ognuna ha un suo periodo, no? Se una risuona dopo 5 secondi, una dopo 3. Se io faccio una sequenza con le campane e le lascio suonare, la sequenza si scompagina, perché si permuta, non so come dire, no? E questo in realtà è molto vicino a certe cose della musica recente, ad esempio. Poi c'è un'altra componente interessante, il suono delle campane è sporco. Perché? Perché le campane, lo spessore delle campane non è perfetto. Di conseguenza una nota di campana porta dentro di sé una serie di altre note meno percepibili e quelli che si chiamano battimenti, cioè le note si sentono un po' sporche, non so come dire, no? E anche questo mi è sempre piaciuto molto, non è un suono perfetto, infatti quando si fanno con l'elettronica le campane bisogna aggiungere un tasso di imprecisione, perché sennò non suonano campane, devono essere sporche, diciamo. Unite tutto questo, io volevo mettere in scena in questo minuto di musica il mio rapporto con la campana. Adesso mi sposto al pianoforte. E cosa volevo fare? Volevo la campana, però risveglia un immaginario diatonico, un immaginario un po' storico, come dire. Allora ho preso degli oggetti che sono degli accordi tonali. Se io prendo il primo accordo che vedete in alto a sinistra, lui intero suona così. Se lo spezzo, però, la mano destra fa un accordo di fa minore e la mano sinistra fa un accordo di La minore, cioè sono due accordi tonali in sé. Perché ho scelto questi due? Ho scelto accordi che avessero una nota in comune, che qui è il Do. Le altre due note di ciascuna dei due accordi è a distanza di semitono da una nota dell'altra triade. Non è una cosa così tecnica, semitono è la distanza più piccola. Di conseguenza crea battimenti, cioè questo La bemolle urta con questo. E questo fa urta con questo. Mettendoli insieme rimane una radice che suona storica, ma con una serie di dissonanze interne, una nota principale e le altre che battono un po'. Per ora do come un rintocco, cioè scritto come campane risonanti, mica bene. Ho trovato 6 di questi accordi, il secondo è quello che c'è e il terzo che vedete da sinistra, che è questo. Ma la logica è sempre la stessa, una nota in comune, un accordo tonale qua, uno qua e le altre due note a distanza di semitono, eccetera. Poi ho dato ad ognuno di questi accordi un periodo, cioè lui ritorna dopo X di tempo e ognuno ha un suo tempo di ritorno diverso. A mano li metto dentro tutti, ma ognuno, come le campane, può o può non, e questa è tecnica, è un processo compositivo, perdere una tacca di dinamica. Voi vedete c'è scritto fortissimo sul primo, FF fortissimo, ma la seconda volta c'è già scritto forte. Io do la possibilità ogni volta o di scendere di un gradino o di rimanere sulla stessa dinamica, e a mano gli accordi entrano uno dopo l'altro. Si addensa perché sono tanti e ognuno ha il suo periodo. Poi ho usato una logica, siccome il primo rimane nelle orecchie di più del sesto, poverino, perché il sesto entra quando c'è già tutto il suono intorno, se nel gioco dei periodi capitavano due accordi sovrapposti sincronicamente, toglievo quello che era comparso prima, in modo da privilegiare beati gli ultimi, insomma, beati quelli che arrivano per ultimi. Perdendo dinamica, si arriva al pianissimo e si arriva a sparire. Poi ho aggiunto l'ultima riga che vedete che è una cosa diversa, cioè ho voluto bruciare questa mia idea. Prendo le note di due accordi, le faccio vortic, non sono più campane, le faccio girare velocemente e le brucio. Quindi l'intuizione è l'eco, la memoria, le campane, l'intuizione diventa come è fatto il suono di una campana, eccetera, eccetera. L'idea diventa costruisco questi accordi, la tecnica è do un tempo di ripetizione e costruisco un'unica arcata di diminuendo al nulla con una specie di fiammatina finale. Se trovo l'ascolto ve lo faccio sentire, dura veramente poco, quindi... Per trovare la partitura, sarà così. Ah no, però, no, se non lo faccio partire, però... Eccola lì.
faccia ve lo fermerei, ma non ci riesco. Ah. Perché non viene fuori? No. Dobbiamo tornare qua. Ah, sì, è vero, sì, questo era il secondo. Questo, se ho ancora 10 secondi, il secondo pezzo tanto dura meno del primo, è un'idea totalmente diversa, ve ne faccio vedere la partitura. È questa. Volevo, visto che si dice sempre che la musica contemporanea non fa melodie, questa è soltanto una linea melodica, è un pezzo monodico. Non guardate le notine piccole che vedete adesso, se guardate le note più grandi, è una sequenza melodica. O la dico di là, vi dico rapidissimamente, in questo caso veramente ve lo dico in un attimo. Come ho fatto? La sequenza melodica è questa. Dopodiché avevo un'idea, a proposito, come le campane di prima. Adoro quel tipo di canto flamenco, se volete. Infatti, omaggio a Luis vuol dire che è un omaggio a un compositore spagnolo che mi ha fatto ascoltare una certa cosa. Quando le voci flamenche, che però vengono dal Nord Africa, fanno quelle piccole inflessioni vocali, girando intorno a una nota. E allora ho usato una tecnica. Ogni nota, se vedete le note principali, è suonata più volte. Questa è la prima nota che vedete, c'è una volta, due volte, poi il mi, una volta, due volte, tre volte, poi il fa, una volta sola, poi in mezzo, nella ripetizione, ho costruito delle piccole sequenze di note che sono le note intorno a questo la, sono tutte le note intorno a la, ma date una specie di ornamento veloce, c'è una tecnica per decidere quanto durano i vari la, volevo mettere in scena delle durate molto irregolari, ed è una sequenza melodica costruita soltanto con pochi intervalli. Allora, l'idea è il melos, il canto. Il canto deve essere organizzato in sequenza. Come? Ho scelto pochi intervalli per dare chiarezza e poche note che si ripetono. Ho scelto, e la tecnica va avanti, di ripeterle e di fiorirle con queste cose interne e di usare un gioco, un procedimento per rendere sempre diverse le durate interne, esattamente come un canto flamenco è difficile da capire quando fiorirà per la prossima volta perché sta un po' improvvisando. Volevo mettere in scena questa improvvisazione. Vi dico un'ultima cosa. Volevo dare un po' di risonanza, ma senza usare il pedale che suona tutto, diventa troppo così. Allora, c'è quella cosa bellissima che è il pedale tonale, quella cosa per cui, adesso non mi importa, se io faccio così, premo questo pedale in mezzo, le note non sono, però c'è una risonanza. Perché ho tenuto alzato gli smorzatori della parte grave del pianoforte. Cioè, normalmente è così. Col pedale vero sarebbe così. In questo modo è una via di mezzo. Così davo una mezza risonanza, però poi ho pensato, vabbè, ma ho creato una risonanza che è lì, che non serve. Allora, c'è un altro nel mio immaginario psichico, evidentemente dovrei andare, no, non vado allo psicanalista se non scrivo più musica, la musica serve a tradurre in energia i propri meandri interni. Spesso, quando l'intuizione è un melos, o qualcosa fa sì che io lo dia minacciato. Allora, di questa cosa che è tenuta, a un certo punto compaiono, parlo della terza riga in centro, degli accordi gravissimi, molto piano, che danno una prospettiva, è come il fondale, a questo punto quel melos non è più solo, ma ha sotto di sé qualche cosa che ne è un po' la minaccia, l'alterità, ma l'alterità minacciosa. Ognuna di queste cose è un portato intuitivo, inventivo, ma ognuna di queste cose diventa partitura attraverso 2000 operazioni che sono la scelta delle altezze, degli intervalli, delle durate, delle fioriture, infioriture lunghe e corte. Tutta questa complessità è quella che, ed è l'ultima frase che vi dico adesso, quando noi guardiamo, perché noi guardiamo un albero e lo amiamo e guardiamo un palo della luce e non lo amiamo? Perché l'albero è vivo e di conseguenza ci dà abbastanza elementi per capire che è quella pianta lì, che è una quercia, ma tutte le querce sono diverse, come i nostri volti sono tutti diversi. Questo ci fa venire voglia di guardare i volti, perché una serie di norme interne, misteriose, di genetica, hanno costruito il nostro viso, che è vivo e quindi è sempre diverso dagli altri.
indurre in un'idea semplice un processo complesso di trasformazione dà vita all'idea semplice. In assenza di questo processo che è la tecnica, rimane la pura idea, avrei fatto soltanto così e non me ne sarei fregato nulla, avrei fatto così. Sai che bella roba. Adesso ve lo faccio ascoltare e ho finito. Però vi farò ascoltare dall'inizio, perché in realtà... Allora, andiamo qua. Ecco, facciamo così. Tecnica, le tecniche ereditate nel XX secolo da chi mi ha preceduto, di articolazione delle durate, di risonanza del pianoforte, di uso degli intervalli, eccetera, articolano un'idea semplice. Questa è la tecnica del comporre, da Guillaume de Machaut a Bach, a Chopin, a Brahms, a Bartok, fino ai giorni nostri, perché la tecnica nutre l'espressione e non è contrapposta all'espressione e dà una terza dimensione, una profondità, uno spessore all'intuizione. Grazie, scusate, vado tardi, se ho domande io sono qua.